L'Aquila, situata a 721 metri sul livello del mare, sorge nel cuore dell'Abruzzo, al centro di una conca di origine lacustre tra i contadi di Amiterno e Forcona. Nella contesa tra papato ed impero, rimasta fedele alla chiesa, è rasa al suolo da Manfredi e ricostruita da Carlo I d'Anciò, chiamato a difesa del potere ecclesiastico. Carlo d'Anciò erige una cinta muraria e divide il territorio in quarti, dove edificare una chiesa, e sulla piazza antistante una fontana. Nel 1288 Papa Celestino V edifica ad Aquila la Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Nell'agosto del 1294 emana una bulla, oggi nota come Bulla della Perdonanza, per cui concedeva l'indulgenza plenaria ed universale a tutta l'umanità. La porta di Celestino V, sul lato settentrionale della Basilica, è considerata a tutti gli effetti una porta santa. La città autonoma, benché sotto la sovranità dei vari regni, è governata da una diarchia, composta dal Consiglio e dal Capitano Regio, cui si aggiunge nel XIV secolo il conte Lalle Camponeschi, terzo lato di una nuova triarchia. Nel dicembre 1315 Aquila è colpita dal primo importante terremoto di cui si ha notizia. Intanto Aquila, leale alla casata angioina, è assediata da Braccio Fortebraccio e dagli aragonesi. L'assedio si risolve in favore della città abruzzese. Nel novembre 1461 è colpita da uno dei sismi di maggiore intensità della storia cittadina. Il viceré Filippo d'Orange occupa il centro. Gli aquilani si uniscono nella Lega Antispagnola, capeggiata dai francesi, e nel 1529 sono sconfitti. Il forte spagnolo è realizzato quale minaccioso avviso volto a scoraggiare ogni possibile successiva ribellione. A Carlo V succede Margherita d'Asburgo come governatrice perpetua della città, che vive con la sovrana un nuovo periodo di particolare splendore. Il 2 febbraio 1703 Aquila è rasa al suolo dall'ennesimo sisma, il grande terremoto della Candelora. I pochi sopravvissuti al disastroso evento abbandonano le mura. Papa Clemente XI dispone che fossero inviati preti e suore spogliati del sacro vincolo che contribuissero alla rinascita della città. La pace di Vienna del 1738 pone fine alla dominazione spagnola. Il Congresso di Vienna riporta Aquila sotto l'egida dei Borboni. Gli aquilani partecipano attivamente ai moti del Risorgimento italiano. Pietro Marrelli ospita nel convento di San Giuseppe il Mazzini in persona. È un periodo di complessa trasformazione architettonica ed urbanistica. Fino all'Unità d'Italia la città è conosciuta come Aquila. Solo nel 1939, nell'ambito di un più ambizioso rinnovamento del periodo fascista, è stabilito il nome definitivo di L'Aquila. Nel 1943, dopo l'armistizio, Benito Mussolini è imprigionato nell'albergo di Campo Imperatore e liberato dai tedeschi che occuparono la città, dando inizio ad un periodo di violenza e terrore. L'8 dicembre 1943 l'Aquila è bombardata dagli alleati. Ma l'Aquila non si è arresa. Dal 6 aprile 2009 numerose iniziative l'hanno guidata verso una nuova rinascita, mosse dalla volontà del popolo e dalle istituzioni, affinché possa risorgere ancora una volta bella come prima e forse di più.